Che cosa si prevede per l'ospedale di Torre del Greco? Per l'ospedale di Torre del Greco, nel rispetto del decreto 103, sarà ristrutturata un'ala intera dell'ospedale per permettere che un PSA, cosiddetto pronto soccorso attivo, risponda a quelli che sono i requisiti di norma e implementazione delle attività sanitarie. L'anno scorso partirono i lavori per 6 posti di terapia subintensiva, a che punto si ha? Siamo alle battute conclusive e penso che per settembre avremo a disposizione i locali per far sì che migliori la risposta a un bisogno di salute dei pazienti. Per quanto riguarda invece l'organizzazione del distretto, ci sono anche tanti disagi per disabili e anziani. Per noi i disabili e gli anziani, quindi parlo di persone fragili, hanno la priorità su tutti e su ogni percorso assistenziale. Per noi loro rappresentano qualcosa di importante. Stiamo implementando tutte le attività territoriali, proprio il discorso delle case di comunità, degli ospedali di comunità, ci permetterà di dare la migliore risposta possibile a difficoltà legate a un bisogno di salute importante.